Mirko Celestino, CT della Nazionale di Mountain Bike delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sviluppate nel 2021 per ragioni di pandemiche mondiali, ce l'abbiamo qui. Com'è andata queste Olimpiadi? Sì, ci siamo presentati a Tokyo con degli ottimi ragazzi, tre uomini qualificati e una donna, ma purtroppo la gara non è andata come ci aspettavamo. Probabilmente problemi con l'acclimatamento piuttosto che alcuni fattori, ma alla fine secondo me ci è mancato quel pizzico di mentalità olimpica in più, quella cattiveria, quella voglia di voler veramente fare qualcosa per la storia, ma non ci siamo riusciti. E questo Giro d'Italia che hai conosciuto sui social ti ha stimolato in qualche modo l'effetto psicologico per i ragazzi, sembrerebbe un'idea. Cioè, quanto è importante l'effetto psicologico su un campione? Sono aspetti che tante volte gli atleti, ma tutti noi, sottovalutiamo piuttosto che non diamo importanza. Ma stare a contatto con questi ragazzi che alla fine lottano, come mi hai fatto vedere tu in diverse tue avventure, lottano veramente per fare 1 chilometro in bicicletta, poche centinaia di metri a piedi, quando noi diamo tutto per scontato. Quindi stare insieme a loro, unire anche i ragazzi della nazionale, i ragazzi che pensano che il problema più grosso sia non andare forte in quella giornata, tante volte bisognerebbe anche guardarsi intorno e capire che c'è gente che lotta forse anche più di noi.